Buongiorno e buongiornissimo ragazzi. Oggi disegniamo un bel Martin Pescatore, un uccellino con marker, queste che saranno blu, e delle queste, non so come si chiamano, non chiedetemelo, a brush markers, sono punta a pennello, non so dove, non ditemi. E useremo i toni di blu per almeno per oggi. Poi vedremo con il passare del tempo che cosa fare e faremo. Allora, iniziamo con il fare, però se non metti a fuoco è un grave problema, ragazzi. Proviamo a risolvere. Forse abbiamo risolto, ragazzi. Forse abbiamo risolto. Metti a fuoco, ok. Iniziamo con il beccuccio. Vedete, iniziamo con un tratto leggero. E non grossolano, così da che gli errori ci sembrino più lampanti. Innanzitutto, poi mettiamo una parte qua, che sarà il becco. Poi facciamo una parte che sarà la più ombreggiata, ovvero questa. Mettiamo una linea qua, che sarà la testolina. Poi facciamo una leggera curvatura e poi facciamo delle punte, come un Martin pescatore più o meno. Ma tra molte virgolette. Poi facciamo questo, facciamo una linea obliqua. Vedete, provo a schematizzare il più possibile. E poi faccio così, mettiamo il continuo e poi faremo questa parte qui. Ci sarà l'occhio con il riflesso. Poi non vi preoccupate, non sarà un realistico perché non mi interessa per il momento fare realistici. Poi passiamo alla parte del corpo. Farei un ovale quasi, tranne per qui che è un ovale un po' più protendente. Facciamo così. Questa sarà la parte alare del nostro uccelletto. Mettiamo... No, troppo gonfio. Ho capito che è un uccellino bello, però troppo gonfio. Facciamo le alette. Mettiamo qui una parte che sarà un po' il continuo della pancia. Poi mettiamo una parte qui. E protendiamo l'ultima parte, che è la parte finale delle piume. Così. E poi allunghiamo. Poi mettiamo un leggero gambino. Ovviamente, se volete seguire il tutorial, seguitelo insieme a me. Sto provando ad andare il più lento possibile, però ovviamente io sono abituata a certi ritmi per disegnare, magari non lo so voi. Poi facciamo la zampetta, facciamo due linee oblique. La zampetta, e questo sarà il primo artiglio, molto così. Poi vi consiglio di fare prima il rametto. Ovviamente fatelo molto così alla buona, non deve essere, come detto, un realistico, quindi facciamo così magari un bel rametto. Poi mettiamoci il continuo dell'artiglio. Abbiamo finito il nostro sketch. Ora, che facciamo? Prendiamo le brush markers e innanzitutto apriamo e prendiamo questi tre colori. Prendiamo uno, questo qui, un bel celestino, e poi il blu. E il ciano,
dovrebbe essere Ciano. Chiudiamo, mettiamo qui sotto. E poi con, non so se li avevo, anche se non li avete, vanno comunque bene solo anche le brush markers. Bene anche solo le brush markers. Però se ce li avete magari date un tocco di qualcosa, date qualcosa in più al disegno, avete dei marker, prenderei. Io ho i 80 Pux, non so che marca è, me ne hanno regalati anzi, e prendiamo un Royal Blue, che si vede qua numero 70, e un Turquoise numero 68. Ora, iniziamo con lo stendere il lato più chiaro. Iniziamo a fare con il celestino, andiamo per strati, tanto non cambia comunque, però andiamo per strati, poi facciamo le sfumature, prendiamo questa e iniziamo, facciamo dei peletti, quindi proviamo a fare delle spennellate così, molto leggeri mi raccomando, molto tranquilli, tanto nessuno vi giudica. Poi qui lasciamo una parte che poi verrà colorata con altre cose. Ecco, mi ho fatto questa prima parte. Non so che sembra una donna, però apprezzatemi. Poi iniziamo col corpo. Come vedete si va molto leggeri. E proviamo a fare il pelo. Ovviamente non dovete fare pelo per pelo. Infatti andate un po' più veloci. Quindi andiamo così, un po' leggeri. Vi risparmierei questa parte, però iniziamo a fare le piume che sono le più importanti. Qui l'importante è andare un po' irregolari. Poi per i dettagli ci vediamo dopo. Vi salto tutta questa parte del pelo. Andiamo un po' irregolari. Mi raccomando, facciamo tipo un effetto pelo. E adesso vi risparmio tutta la parte dove farò il pelo. Ok ragazzi, iniziamo a fare, ho fatto tutto il pelo, iniziamo a colorare con lo stesso principio di prima le piume così. Non lo so, che sta avendo una schifezza raga, lo so, non mi dite niente. Quindi almeno ci abbiamo provato. Chiudiamo questo, anzi no, facciamo il becco, il beccuccio, e iniziamo a colorare qui l'occhio. E abbiamo finito per il momento. Abbiamo finito. E iniziamo poi con quella blu scuro a fare i dettagli. Inizierei a fare qua magari un po' più scuro, una zona più d'ombreggio, e inizierei a fare qualche pelettino qua. E qui farei una piccola bordettina e inizierei a fare poi qualche peletto e qua fare un lavoro del genere come qui. Poi qua iniziamo a fare una parte così, non so, non saranno molto dettagliati, lo so, non mi rompete. E qui facciamo la parte d'ombreggio e abbiamo finito anche con il royal blue. E poi andiamo con questo che è il ciano intermedio, iniziamo a fare con l'occhio, poi qua facciamo una piccola parte così e poi fare i ti. E comunque continuare a fare il lavoro che stavo facendo prima e quindi di prolungarlo. Di prolungare il pelo.
Poi siccome sono una banana, mi sono dimenticato di fare con il Martin, non so se vi piace, però raga, se fa di necessità e virtù, di fare la zampetta. E di fare poi questa parte qua. E che dire, follettine e follettine. Mi aspettavo potesse venire di meglio. Non è ancora finito, mi raccomando. Il Royal Blue mi sono... non serve a niente perché l'ho preso. Raga, stavo scherzando. E poi prenderei, vabbè, il marrone per fare il legnetto. Anche qui è molto... così leggeri, leggeri. E andiamo a fare così. Direi che il disegno è finito così, non mettiamo una firma. Come vedete è molto semplice, mettete la vostra firma. E direi che questo video, disegno, si conclude qui.